Se hai paura di muoverti da solo o da sola, fatti fare compagnia e quindi fatti accompagnare nei tuoi primi 30 esercizi al pianoforte, partendo da zero e arrivando a masticare le basi al pianoforte, quindi da zero a principiante, quindi poter riuscire a capire cosa c'è scritto sullo spartito, eccetera, eccetera, quindi masticare le basi. Ascoltami attentamente in questo video perché ti spiego una cosa che ho già anticipato nei video precedenti, ma alcune persone mi hanno chiesto maggiori dettagli, quindi scendo nel dettaglio di come ottenere il corso completamente in regalo, suono e mi diverto. È appunto il nome del corso che è dato in regalo. Innanzitutto, se non mi conosci, io mi chiamo Simone, ho creato appunto Aspirante Pianista e aiuto gli adulti che hanno poco tempo a disposizione, quindi sono oberati di lavoro, di impegni, con la famiglia, eccetera. Con il poco tempo che hanno a disposizione a sfruttarlo al meglio con delle pillole appunto al pianoforte per arrivare da zero a saper suonare il pianoforte, a saper suonare al pianoforte quello che vogliono, musica moderna, musica classica che sia, colonne sonore, tutto quello che vogliono, i brani della loro band preferita, c'è chi mi ha chiesto i Queen, chi mi ha chiesto i Beatles, quindi c'è davvero tanto, ognuno ha i propri gusti. Ognuno ha un obiettivo, ma la maggior parte delle persone non solo parte da zero, ma anche poco tempo a disposizione. Appunto, aiuto questo tipo di persona a farla partire da dove parte e a farla arrivare dove vuole arrivare. Ok? Allora, quindi parliamo dell'argomento di questo video. Sarà molto molto breve e conciso. Ho creato un corso che si chiama appunto Suono e mi diverto, è un corso in regalo. Non per tutti, ti spiego maggiori dettagli dopo. Appunto, questo corso in regalo è composto da 30 esercizi progressivi che inizieranno a farti masticare le basi al pianoforte. Quindi, suoneremo degli esercizi. Non pensare di non esserne in grado, perché questo corso è fatto per chi non è in grado, cioè per chi non sa proprio nulla, per chi è completamente a digiuno di musica, ok? Non c'è assolutamente bisogno che tu conosca qualcosa, che tu dica. Non mi sento in grado di fare questo corso, è impossibile perché se hai ovviamente una tastiera a casa, un pianoforte a casa, quello ce lo devi avere lo strumento a casa, senza è impossibile allenarsi. Se tu hai quello a casa, hai tutto quello che ti serve. Hai bisogno di, ovviamente, anzi, no, non solo hai bisogno della tastiera, ma hai bisogno anche della voglia di metterti in gioco. La maggior parte delle persone è quella che non ha, e ovviamente quel tipo di persona non la posso aiutare. Non faccio miracoli con le persone che non hanno voglia di mettersi in gioco, non hanno voglia di imparare a suonare il pianoforte. Chi ha voglia posso aiutarlo. Allora, quindi, se hai voglia, posso aiutarti. Allora, all'interno di questo corso, che appunto si chiama Suono e mi diverto. Vengono affrontate le basissime al pianoforte, tanto che non si suona direttamente a due mani, perché ovviamente all'inizio può risultare difficile, ma prima si imparano le basi applicando tutto solo alla mano destra, quindi degli esercizi piccolissimi, brevissimi, così che tu possa farli uno dietro l'altro, cioè degli esercizi che durano 10 secondi ciascuno. E quindi farai degli esercizi con la mano destra e poi dopo gli stessi esercizi con la mano sinistra, così che tu possa rafforzarle entrambe. Il problema, della maggior parte degli aspiranti pianisti che iniziano è spesso quello di non affrontare entrambe le mani, non utilizzarle entrambe e quindi trovarsi a distanza di un mese a riuscire a muovere una, ma non riuscire a muovere l'altra, quell'altra proprio svenuta, ok? Quindi per non ritrovarci in questa situazione, già all'interno di questi 30 esercizi, di questo videocorso in regalo, di questo mini corso in regalo, non voglio gonfiarlo dicendo videocorso, di questo mini corso in regalo che dura circa quasi 2 ore, se non erro, un'oretta e 45 dovrebbe essere circa. Comunque vengono affrontati questa trentina di esercizi progressivi, prima per la mano destra, poi per la mano sinistra e poi sempre insieme a me, quindi non avrai modo di perderti a mani unite, quindi suonerai a due mani. Questi esercizi non sono fatti per essere piacevoli all'orecchio, quindi infatti poi potresti affiancarli con un branetto semplice, assolutamente nessuno te lo priva, però sono gli esercizi che sono meglio condensati, proprio tutta la didattica possibile, tutta la gestualità possibile è meglio condensata in questi esercizi, al meglio che si può. Non sono esercizi creati da me, ma sono appunto degli esercizi che provengono dal libro del Beyer, che è questo qui. Il metodo Beyer, se non lo conosci, è il metodo più famoso al mondo utilizzato al pianoforte, utilizzato da tutte le istituzioni statali e private. Tutte le istituzioni fanno riferimento a questo Beyer, o almeno il 99% delle istituzioni, infatti penso che il nome che
in qualsiasi settore musicale che riguardi il pianoforte, se fai questo nome Bayer o Bayer, essendo nella lingua originale si dovrebbe pronunciare Bayer, io l'ho sempre chiamato Bayer, mannaggia a me, solo ultimamente ho scoperto questa cosa. Comunque, questo che stavo dicendo viene utilizzato in tutte le istituzioni statali e private grazie alla sua potenzialità e ai risultati che ha portato. Insomma, quando una cosa funziona, è inutile starci a parlare, girarci intorno, funziona, quindi viene utilizzata semplicemente. È un metodo progressivo all'interno del libro che parte dall'esercizio 1, che appunto affronteremo assieme fino a 30, fino ad arrivare all'esercizio 100 e qualcosa, se non sbaglio, 105, una cosa del genere, non vorrei dire cavolate, comunque un centinaio di esercizi dovrebbero essere, che appunto ti condurranno senza che neanche tu te ne accorga, perché è talmente progressivo, a suonare in maniera consistente a due mani, non per scherzare, cioè a suonare in maniera seria a due mani. E attenzione, questi sono, è vero, solo esercizi, quindi non sono belli da suonare, nel senso non è che poi te li puoi giocare in giro, ma il livello a cui ti porteranno questi esercizi è assolutamente, scusami il singhiozzo, è assolutamente fattibile, ti permette di gestire brani di facile e forse anche media difficoltà, oserei dire più facile che media, però tra il facile e media difficoltà, nel senso, se trovi in giro quello spartito di Love of My Life di Queen, ho sparato un nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone, quando guardi quel brano, dici cavolo, però questo non è troppo difficile rispetto all'esercizio, ma neanche, non è sto granché più difficile dell'esercizio che io suono sul Bayer o Bayer, ok? Quindi è assolutamente fattibile, quindi è vero che gli esercizi non sono granché da suonare, ma ti porterà, non sono fini a se stessi, non devi guardarli come fini a se stessi, questo esercizio me l'ho suonato e mo sarebbe ora, no, non è così, gli esercizi non sono fini a se stessi, gli esercizi ti fanno diventare una persona in grado di suonare poi quello che vuoi. Ok, quindi una volta che tu sarai arrivato ad esercizio, spariamone uno. Una volta che tu sarai arrivato all'esercizio, ecco, l'ultimo del volume 1 del Bayer, o Bayer, il numero 55, che è questo qui, non spaventarti, tanto ci arriverai gradualmente a questo. E cavolo, io ora che lo guardo, arrivando a questo livello, sono molti brani belli e piacevoli, ora sto parlando di brani belli che puoi suonare al pianoforte, ok? Non brani virtuosistici, ma brani belli, brani semplici, emozionanti che ti possano appassionare. Ecco, un nuovo Cinema Paradiso, versione facilitata. Se non conosci questo brano, ma dai, chi è che non lo conosce? Se non conosci questo brano, sei più qualche brano di Ed Sheeran, una colonna sonora, Harry Potter, Il Gladiatore. Tutti questi brani, nella versione ovviamente, nella difficoltà che ti riguarda, quindi esercizio 55. Tu potrai suonarli, sarai in grado perché questo libro ti ha portato a quel livello in maniera progressiva e graduale, mentre un brano non c'è il gladiatore versione 1, 2, 3 fino a 55, ok? Che ti insegna cose, perché il gladiatore le note quelle sono, quindi non si può piegare ad insegnarti qualcosa, perché le note quelle sono, il brano quello è. Invece gli esercizi sono fatti per essere piegati in base alle tue esigenze, devi imparare a suonare con la mano sinistra. L'esercizio si piega a questo, nel senso che non si abbassa, ti serve, ok? Cioè è proprio il tuo servo, ok? Nel senso che si focalizzerà sulla mano sinistra, perché quello è un esercizio, non è un brano, non ha delle cose fisse, degli standard da rispettare, ma si piega alla tua esigenza, ok? Quindi, se ti fa piacere, non so se prima te l'ho già detto, se ti fa piacere, accedendo a questo libro, hai l'accesso gratuito al corso Suono e Mi Diverto. Questo, ah sì, sicuramente te l'ho detto perché è il motivo per cui nasce questo video, quindi te l'ho detto all'inizio. Il corso Suono e Mi Diverto appunto ha i 30 esercizi progressivi ed è gratuito ma accessibile solo con un requisito. Nessuno può accedere al di fuori di questo requisito e questo unico requisito è possedere questo tizio qui, ok? Questo libro qui. Quindi accedendo, avendo questo libro nella tua libreria, non solo avrai quindi per una quindicina di euro il libro stesso, ma avrai il corso e il regalo di un'ora e mezza, di quasi 2 ore in realtà di contenuto. Quindi è il massimo valore che tu puoi trovare con questo investimento economico e credo che tu in poco tempo possa arrivare davvero a buonissimi risultati. Quindi se vuoi imparare le basi in mia compagnia, quindi ti prendo mano per mano e fare i primi esercizi, quindi sono io a lanciarti, ti do io lo slancio. Questo è un buon momento per iniziare in questo momento.
se vuoi saperne di più, quindi capire come accedere al corso gratuitamente, oppure non hai il libro, quindi devi prima acquistare il libro, ti lascio tutte le informazioni in descrizione, o comunque puoi andare semplicemente su Amazon e cercare il Bayer copertina arancione. Mi raccomando, volume 1, non il volume 2, quello è appunto viene dopo che è finito l'1, quindi volume 1 non ti confondere. E credo che tu possa giungere a dei bellissimi risultati, a dei buonissimi risultati che poi potranno essere tutti versati sui brani che ami, sui brani che ti piacciono. Ok? Spero che questo video ti sia stato d'aiuto. Appunto, se vuoi iniziare non da solo, ma in mia compagnia, hai questo modo super economico per iniziare, addirittura gratuito se già possiedi questo libro, oppure che ti richiederà un investimento minimo se non lo hai ancora il libro. Se hai il libro e vuoi sbloccare il corso, ti spiego tutti i dettagli nel link sotto, link in descrizione o nel primo commento del video, oppure cerchi su internet suonomidiverto.gr8.com, ma ti consiglio di fare prima con un click qui in basso o nelle schede in alto. Ti mando un abbraccio, ci vediamo nel prossimo video, fammi sapere se ti sono stato d'aiuto e a presto, ciao!